Continua la spiegazione. Il biossido di azoto, diciamo gli ossidi di azoto, NO2, NOx, con X intendono sia il monossido che il biossido di azoto, si generano invece quando le auto hanno un alto regime di giri, quindi tangenziali autostrade. Rivoli a Cascinevica con la tangenziale che passa a 2 metri dalle case. Questa è la casa e l'autostrada passa lì. È chiaro che quelle abitazioni hanno una concentrazione di ossidi di azoto sicuramente alta, perché il traffico sulla tangenziale, a parte le ore di punta, è un traffico veloce. Anche in quel caso, consigliare di aprire le finestre per far uscire la formaldeide e far entrare gli ossidi di azoto è una questione di equilibrio. In alcuni, forse, ma azzardo, ma è la mia opinione personale, forse in quel caso è meglio tenere chiuse le finestre e adottare, se possibile, un sistema di ricircolo dell'aria dotato di filtri, manutenuti, puliti però, perché un filtro di un condizionatore non pulito innesca un altro processo di batteri, di spore, di funghi, di polveri, che innesca allergie. Ed è ancora peggio. Ma un buon sistema di ricircolo dell'aria con dei filtri, secondo me, attua quell'equilibrio tra qualità dell'aria interna e qualità dell'aria esterna. E quindi bisogna trovare l'equilibrio giusto tra le due cose, insomma, cercare di tenere bassi tutte e due, eliminarli in questa situazione non è possibile, ma tenerli sotto controllo tutti e due sì. Sì. Andrea Molino, il tipo di sviluppo, cioè quanto tempo ci vuole per sviluppare la rete perché possa essere efficace per il controllo appunto della qualità dell'aria all'interno di ambienti pubblici, incominciamo da quelli. Allora, noi come linea di sviluppo di questo prototipo ci siamo immaginati la seguente cosa. Innanzitutto dobbiamo decidere che forma dargli, perché adesso la parte attiva della lampada è questo circuitino che vedete qua sopra, sì. E abbiamo cercato di dargli un po' di veste differenti, più o meno di design, perché possa essere integrato in ambienti dove questo può essere reso visibile. Quindi abbiamo fatto questo tentativo grazie a un'azienda qua di Torino che fa cover in carta, che può essere appunto una cosa simpatica se uno vuole renderla visibile. Abbiamo fatto un tentativo con una stampante 3D, che è quella che vedete qua sotto. Certo, come diceva Marco, dovessimo metterla in una scuola, cercheremo di nasconderla il più possibile per evitare danni del genere. Quindi una volta deciso le 2 o 3 vesti da dargli, il prossimo passo, se uno vuole estendere davvero la rete di monitoraggio, è farne un prodotto a livello quasi industriale, non solo un prototipo, perché noi come centro di ricerca ci fermiamo a questo punto e cerchiamo di avviare quello che è il trasferimento tecnologico, quindi cercare un'azienda che da un prodotto come che è ancora un po' volante, anche come i fili che girano, riesca a farne un prodotto certificato con tutti i crismi, perché affinché possa andare sul mercato e anche diminuire nei costi, perché insomma al momento sono oggetti che comunque nella loro semplicità, fatti così, comprati su pochi numeri, costano ancora poche centinaia di euro, sui 200-300 euro. Se uno dovesse farne qualche migliaia sicuramente potrebbe guadagnare anche da quel punto di vista, quindi lì si avrebbe un innesco anche. Certo, e diventerebbe, come diceva l'ascoltatore, anche un elemento economico, insomma, esatto. Interessante, perché poi è ovvio che una cosa di questo tipo sviluppata in maniera industriale si può diffondere nel mondo, ecco, non è che debba restare limitata a Torino o al Piemonte. Lo stesso tipo di tecnologia o comunque di idea può essere applicata per individuare altre sostanze sempre all'interno, sempre in ambienti chiusi? Sì, sicuramente sì. Essendo organizzato così a panino la struttura, uno può sostituire la parte di sensori con altri tipi di sensori. Ed è la cosa che abbiamo fatto per la sorella per esterni della lampada, in cui invece della formaldeide e dei VOC misuriamo altri parametri come l'ozono e l'NO2 e le polveri. Quindi c'è un layer intercambiabile che uno può adattarsi a seconda dell'ambiente e a seconda di quelle che pensa essere le sorgenti di inquinamento possibili. Ecco, ci possono essere sorgenti ulteriori da tenere sotto controllo? Direi di sì, nelle case sicuramente il livello di polveri. La lampada che abbiamo fatto per l'esterno misura tutte le polveri che hanno diametro superiore a 1 micron, per cui si chiamano normalmente PTS, polveri totali sospese.
anche nelle abitazioni potremmo avere un livello di polveri, magari sabato mattina quando si fanno le pulizie, sicuramente elevato. Per cui potrebbe essere interessante dotare questo kit con un rilevatore di polveri. C'è il discorso radon, che è il gas radioattivo che si trova nelle case nostre. Io abito in una casa che è stata fatta nel 28 e il mio nonno costruì quella casa con i fondi che allora, di cui disponeva. Non erano tanti. La cantina è una cantina bellissima con i muri di mattoni ma col pavimento di nuda terra. Poi il mio papà la raddoppiò. La seconda parte della casa ha il pavimento in cemento, ma la parte in terra sicuramente emette radon. In Piemonte il livello di radon non è alto, ci sono alcune zone in cui in altre regioni il livello è più significativo. Il radon è un gas radioattivo che unito ad altri parametri inquinanti e soprattutto infumatori può essere dannoso, può essere cancerogeno. Allora esistono dei misuratori di radon che accumulano la sostanza e poi deve essere analizzata in laboratorio. Vorremmo valutare la possibilità di innanzitutto vedere sul mercato se esistono misuratori che mi possono dare un'indicazione in continuo con un livello anche molto qualitativo di allarme, perché ad esempio io sarei curioso di sapere a casa mia, con la mia cantina, con il pavimento di terra, qual è il livello di radon. Anche in questo caso la soluzione è la reazione. Esistono dei sistemi abbastanza complessi che fanno circolare l'aria dalla cantina e la portano fuori con delle tubazioni. Però intanto uno screening di livello molto qualitativo per vedere qual è il livello di questo inquinante mi piacerebbe molto, per cui probabilmente l'evoluzione di questo oggetto potrebbe orientarsi al controllo delle polveri e al controllo del radon. E vedete, questo è molto ulteriormente interessante, perché è una ulteriore dimostrazione, ed era una delle finalità anche di questo approfondimento di oggi, di come usando la tecnologia con soggetti pubblici che lavorano per produrre soluzioni nuove finalizzate alla qualità della nostra vita si possono raggiungere risultati sempre migliori. È ovvio che più controlliamo più scopriamo cose inquinanti, questo è evidente. Siamo in conclusione, grazie a Marco Rossino, grazie a Andrea Mulino per essere stati con noi. Grazie. Grazie a tutti voi per averci seguito, come sempre ci rivediamo domani, sempre a mezzogiorno, sempre su Torinau.